Vincenzo Marra, La prima luce, com'è nato questo film? Nato al bisogno di raccontare questa storia che secondo me appartiene a un tema molto attuale che il cinema non ha ancora raccontato. Nasce dalla passione di poter unire due continenti che a me sono molto cari, il mio paese, la Latino America, a cui sono legato da quando sono nato per mille motivi. Hai parlato appunto del tuo legame con l'America Latina, cioè puoi descriverci i motivi di questo legame? Il mio legame con l'America Latina nasce dal fatto che i miei genitori negli anni 70, io sono del 72, subito diciamo in concomitanza con l'inizio delle famose terribili dittature latinoamericane, soprattutto in territori famosi come il Cile, l'Argentina, l'Uruguay e il Paraguay, con dittatori anche che sono passati alla storia, purtroppo. Iniziarono per un spirito di solidarietà a interagire con un'associazione che si occupava di aiutare i rifugiati politici latinoamericani che venivano in Italia scappando dalle loro dittature. E quindi io sono cresciuto con questa cosa qua, quindi io e mia sorella venivamo portati in questo tipo di iniziative. Ho ancora dentro di me dei ricordi legati in quegli anni di sofferenza di gente, non capivo molto bene, ma è stato il mio inizio. Pensa che a Santiago l'anno scorso ho ricostruito che un bambino con cui avevo giocato in un albergo di Pescara nell'inizio degli anni 80, in una manifestazione di aiuto per questi rifugiati politici, l'ho ritrovato a Santiago, che è il figlio di un famoso musicista degli Intilimani, gruppo storico cileno, ed è stato uno shock. Però, insomma, da lì nasce, poi con gli anni inizia questa mia passione latinoamericana, di un grande studio di documentazione, di associazionismo, di presenza fisica sul territorio, di viaggi, insomma, è una cosa che mi porto dentro. Cosa può insegnare il cinema italiano a quello americano? Se, insomma, se può insegnare qualcosa, io penso di sì, sicuramente. E cosa ti aspetti da questo viaggio qui a New York col tuo film Open Roads? Ma insegnare, sarebbe proprio contro di me immaginare di dire io insegno qualcosa a qualcuno. Se qualcuno mi chiede un consiglio, mi chiede un parere, ho caratterialmente, sono molto decisionista e ho anche spesso e volentieri delle posizioni forti, ma insegnare io non credo che ognuno ha un percorso. In America, in Italia, in Corea, che fa cinema, in Romania, così come in qualsiasi altro paese dove c'è qualcuno che continua a fare cinema. Io non sono nessuno, né credo che la categoria del cinema italiano possa farlo. Che mi aspetto? Io il mio primo film ho fatto a 27 anni, sono venuto in America la prima volta al mio film con grande esaltazione per questo lavoro che era stato molto apprezzato a 28 anni, adesso ne ho 43. Boh, forse negli anni uno cambia e può essere retorico, però è la verità, magari che il 2 giugno uno prende un aereo e viene a New York a stare 4 giorni, è una situazione bella. Poi magari quando c'hai 28 anni che hai girato il mondo lo banalizzi e lo vedi come una cosa che vabbè, è normale. Poi cresci e dici, comunque è straordinaria questa cosa e quindi mi godo questo, non mi aspetto nulla. Io in vita mia spero, ma non mi aspetto. Due parole su questo tema che hai scelto, che è abbastanza difficile, in parte perché stavi diventando padre anche tu, e quindi
insomma, lo sentivi magari a livello personale come una problematica forte, oppure ci sono stati altri motivi che ti hanno spinto a questo? Ah, i motivi sono tanti, i motivi, ti ripeto, il tema è molto forte perché sono i figli della globalizzazione. Temi sono quelli che hanno a che fare con l'idea di raccontare una storia molto particolare che però sta prendendo piede ogni giorno di più, purtroppo. E quindi sì, ho unito veramente tantissimi motivi, significati, quello che io chiamo l'eros, per poter portare avanti una storia, un film, dove sono molto prolifico nello scrivere. Scrivo da sempre. Poi magari mi autocensuro, sono capace di scrivere una sceneggiatura intera e poi non farla leggere a nessuno, nonostante la fatica immonda per farlo. Pazzie personali. Per arrivare poi da quello a fare un film, io metto in gioco passaggi interni di messa in discussione, i soldi che si spenderanno, del tempo, di tutta una serie di personaggi che incontrerai nel tuo cammino e che ne faresti volentieri a meno, pur di fare un film. Questo qua ne aveva tanti di motivi che mi hanno fatto tener duro anche in questo percorso produttivo molto complicato perché è stato bloccato per anni questo film. Adesso l'ho fatto, mi sento più libero a livello personale per raccontare altre storie. Infatti non sto scrivendo tante storie, quelle che poi non faccio leggere, le scrivo e poi le butto. Però no, al di là degli scherzi, penso che il tema è talmente profondo, attuale e colma un buco perché non è stato ancora raccontato. Quindi non so, io da quando sono ragazzo che ho cominciato a vedere i film con un occhio diverso. Cioè, Kramer contro Kramer è un film che mi è rimasto nell'anima e lo cito perché siamo nella sua città. E a un certo punto ho anche pensato che potesse essere, con tutti il rispetto e la differenziazione delle opere, potesse essere un po' il Kramer contro Kramer del 2016 con temi moderni, insomma. Progetti futuri? Hai detto che stai già scrivendo cose che non farei leggere a nessuno, c'è qualcosa che pensi di condividere? Sì, sto preparando il mio nuovo film, sono molto contento, un film. Beh, se riesco a fare questo film che mi creerà non pochi problemi, come al solito, però non per spirito di contraddizione, ma per bisogno e necessità interno e l'idea che questo film sia importante, se lo riuscirò a realizzare, spero che siamo appesi a un filo di un sì o un no più o meno, ci sono molte possibilità che io lo faccia, ci sono altre possibilità che non lo faccia, come sempre. Se lo farò dopo l'estate ed è una cosa di cui sono molto molto orgoglioso e voglioso di realizzarlo. Poi come verrà non lo so. Poi ho altri due copioni pronti, tre idee di documentari pronti, però su quello poi la testa mia oggi dice così. Grazie.